La camorra che sciacqua i soldi sporchi in Arno non è la prima volta che accade. Uno dei più antichi distretti industriali toscani, quello conciario macchiato dai rapporti con la criminalità organizzata. Invece del pellame, ad alcune aziende con sede tra Pisa e Firenze infatti arrivavano tramite spedizionieri compiacenti direttamente mazzette di denaro da ripulire. È la seconda tranche dell'inchiesta della DDA di Firenze che vede complessivamente 18 indagati. Prima operazione di rilievo post-Covid dei carabinieri di Firenze, due arresti nel napoletano, si chiama Vello d'Oro 2 ed è il prosieguo di un'operazione già cominciata nel 2018. Presso le aziende conciarie toscane arrivava denaro contante, cioè arrivavano soldi anziché pellame o grasso animale. In manette, su richiesta del PM Giuseppina Mione, sono finiti Ciro Taglialatela, figlio di Bruno, esponente di spicco del clan Lo Russo, e Vincenzo Bocchetti. Riciclaggio, impiego di denaro ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, alcune delle accuse. Queste immagini si riferiscono al 2018. Allora la rete dei pellettieri toscani era in affari con l'Andrangheta calabrese. Da allora sono cambiati gli interlocutori, ma non il modus operandi. Coloro che fornivano il denaro contante ricevevano dei bonifici maggiorati da parte delle aziende toscane, che però scaricavano nella dichiarazione dei redditi delle maggiori spese e quindi abbattevano l'imponibile, ricavando degli indubbi vantaggi. Inoltre si trovavano a dover gestire una consistente somma di liquidità in maniera che non dovevano giustificare.